Minecraft 1.21 sarà il desert update? Scopriamolo in questo video analizzando pro e contro dell'idea. Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo video dedicato al futuro di Minecraft e oggi andremo ad analizzare il desert update, idea di cui abbiamo già parlato l'anno scorso, idea molto concreta per il futuro di Minecraft, premettendo che desert update forse non è il termine perfetto per chiamare un aggiornamento del genere e non credo sarebbe mai nella vita il nome ufficiale, ma ci fa comodo chiamarlo così perché va a interessare dei biomi legati al deserto, comunque alla sfera dei biomi caldi di Minecraft. E in particolar modo la savana da cui cominceremo, il deserto e le Badlands, che sono in qualche modo sempre legate al deserto. L'anno scorso abbiamo visto diverse idee per gli update, tra cui l'Archaeology Update, che è un po' quello che è arrivato con un altro nome, un'altra formula, ma l'aggiornamento che abbiamo ricevuto è molto legato all'antichità, vedi lo sniffer, i template, le rovine da scavare, appunto l'archeologia. E quest'anno siamo partiti parlando dell'End Update nello scorso video, che è un po' il sogno, e oggi parliamo del Desert Update, che è l'idea più realistica, più fattibile, anzi, se vogliamo. Ma prima di tutto vi chiedo di supportare questa serie, questi video, con un bel like. Se volete condividetele, fatemi sapere nei commenti le vostre idee per l'aggiornamento 1.21 e che cosa ne pensate in particolare di questa. Perché introduco il Desert Update come idea concreta? Perché le novità che andiamo a vedere non sono novità campate per aria, sono tutte novità ufficiali che sono state annunciate come qualcosa che arriverà per certo nel futuro di Minecraft. Ovviamente a meno che gli sviluppatori non cambino idea, però le hanno tutte annunciate loro promettendo che queste novità arriveranno nel gioco. Ma partiamo dal principio, queste novità derivano tutte quante dai vari biome vote. Intanto ringraziamo questo lama che ha deciso di rompere le scatole, interrompere la clip, ovvero quelle votazioni fatte all'evento del Minecon, poi divenuto Minecraft Live, in cui ora si votano i mob, ma in cui prima si sono votati anche i biomi. Il primo bioma che vinse fu la taiga che poi è stata aggiornata con le bacche e l'introduzione delle volpi. E poi arrivò anche il momento della montagna che ha portato allo sviluppo del Cave and Cliffs Update, quindi idea che è stata sviluppata e migliorata. All'interno però di queste votazioni c'erano altri 4 biomi, da cui possiamo sottrarne uno, ovvero la palude che è arrivata nella 1.19 con la palude di Mangrovia. Rimangono quindi 3 biomi, appunto la savana, il deserto e la mesa, che non sappiamo quando verranno portati nel gioco, ma che se messi insieme potrebbero comporre un update molto coerente e con un tema molto forte. Quindi l'aggiornamento di 3 biomi che riguardano la stessa area di Minecraft e che sono rimasti abbastanza scarni, abbastanza indietro rispetto ad altri. Tutte le idee di questi biome vote, anche quelle scartate, hanno garantito che arriveranno nel gioco. Quindi la votazione era per dare priorità a uno dei vari biomi, ma non per scartare gli altri. Ed è per questo che tutte queste idee sono già confermate per il futuro di Minecraft, che sia 1.21, 22 o quello che sarà, ma prima o poi arriveranno. E partiamo proprio dalla savana. Che cosa hanno promesso nella savana? La savana probabilmente è quella che avrebbe l'aggiornamento più corposo, perché si parla innanzitutto dell'albero di Baobab. Probabilmente l'introduzione dell'albero di Baobab non vuol dire che avremmo questo albero qui e là in mezzo alle acace e le querce che tuttora stanno nella savana, ma probabilmente potremmo avere l'introduzione di una savana alternativa, un sottobioma, un bioma alternativo come la Bamboo Forest ad esempio, che è simile alla giungla ma leggermente diversa, in cui appunto avremmo questo nuovo tipo di albero. L'albero di Baobab non solo porterebbe sicuramente un nuovo tipo di legno, ma sarebbe anche un albero atipico, probabilmente con il tronco largo almeno 3 blocchi, quindi l'albero più largo di Minecraft, e anche uno dei più alti, sicuramente il più grosso come volume. Questo nuovo albero quindi potrebbe avere anche il suo nuovo tipo di foglie e già aggiungerebbe un nuovo tipo di legno, che è una cosa che ultimamente sembrano fare spesso e confermerebbe questo trend positivo comunque con un nuovo set di legno. Che colore potrebbe avere il set di Baobab? Questo non lo so, ma probabilmente avrebbe dei colori non troppo discordanti da quelli già presenti. Dato che il legno di Baobab non è un legno così particolare, quelle sfumature di colore già le abbiamo coperte, quindi in un certo senso
potremmo sperare che aggiungano un legno fantasy, tra virgolette, un po' come è avvenuto con, vabbè, il ciliegio che è Rosa Shocking, è un esempio lampante, però questo non lo sappiamo ancora. All'interno della savana, poi, troverebbe casa il termitaio. Il termitaio ospiterebbe le termiti, probabilmente un nuovo mob, ma non un nuovo mob, mi spiego meglio. Le termiti potrebbero in realtà essere uno stato alternativo del blocco del termitaio. Il blocco che compone il termitaio, pensate ad un formicaio più grande se non avete presente, potrebbe essere un blocco con due tipi di stato, quindi vuoto o pieno, un po' come avviene con l'alveare per le api. E se vuoto sarebbe un normalissimo termitaio vuoto, se pieno magari potrebbe avere una texture animata che mostra i vari insettini che si muovono. Perché aggiungere le termiti si può fare, ma non credo vogliano aggiungere un nido ricolmo di mob, di entità, sarebbero anche molto piccole, a meno che non facciano qualcosa simile alla prima idea delle lucciole. Comunque le termiti abiterebbero questo termitaio, e che cosa farebbero? Le termiti sono note per mangiarsi il legno, quindi sarebbe interessante un'interazione con i blocchi di legno, magari sarebbero in grado di automaticamente strippare i tronchi di legno o addirittura consumarli o addirittura droppare dello scarto una volta consumato il legno. Immaginate una situazione dove il legno viene consumato e magari droppa alcuni planks. Oppure droppa direttamente se stesso, droppa il blocco. Sarebbe una nuova meccanica, sarebbe molto utile nelle farm e tutto combacerebbe con un'idea che hanno già annunciato. Quindi già riusciamo a vedere qualche dettaglio che potrebbe essere interessante, anche se queste sono speculazioni, non sono state annunciate. E a proposito di sabbia, avremo anche lo struzzo. Lo struzzo sarebbe un nuovo mob inserito all'interno del gioco, che andrebbe a nascondere per paura la testa sotto la sabbia. Anche se gli struzzi nella realtà non lo fanno, hanno chiarito che vorrebbero mettergli questa feature. Inoltre, gli struzzi mangerebbero le termiti, quindi sarebbero forse in grado di svuotare il termitaio o magari liberare dalle termiti l'ipotetico blocco di legno infestato. Queste sono ipotesi, però sappiamo che farebbero tutti parte di un ciclo vitale che verrebbe aggiunto alla savana, una mini catena alimentare. Inoltre, se gli struzzi fossero abbastanza grandi, potrebbero essere cavalcabili. Questa è una mia ipotesi, pensando ai chocobo di Final Fantasy. Sarebbe molto carino, ma hanno già aggiunto il cammello poco tempo fa, quindi non so se metteranno un nuovo mob cavalcabile tanto presto. Per quanto sarebbe molto simpatico avere una cavalcatura alata, tipo il Big Pig di Minecraft Legends, che è in grado di planare, ed è quindi molto comodo da usare rispetto a un comune cavallo. E ci spostiamo ora nelle Badlands, o le Mesa, non so come preferiate chiamarle voi, ma nel codice ormai sono le Badlands, che sono il bioma tra i tre probabilmente più bello, anche perché ha ricevuto un bel aggiornamento nella 1.18. Con l'aggiunta delle nuove montagne è possibile trovare delle vere e proprie montagne di questo stile, quindi il bioma è diventato sicuramente molto più carino. Però anche questo bioma sarebbe interessato a un biome update che è stato promesso, e questo update aggiungerebbe tre cose. La prima sarebbe una nuova piantina, ovvero un nuovo piccolo cactus che sarebbe il fico d'India. Il fico d'India è un cactus che produce appunto il frutto chiamato fico d'India, e questo permetterebbe l'aggiunta anche di un nuovo genere alimentare nel gioco, quindi con la conseguente farm, eccetera, eccetera. Quindi andremo a spuntare con questo aggiornamento anche la casella cibo, e già diventa qualcosa di più interessante. Inoltre il frutto del fico d'India si sa che ha delle spine, quindi potrebbe essere un frutto che ti dà molta saturazione, ma ti fa anche mezzo cuore di danno quando lo mangi. Sarebbe una novità molto interessante. Intanto camminando sono finito nel deserto, ma qui ci torniamo dopo, perché un'altra cosa molto interessante nella mesa sarebbe l'aggiunta di questo blocco particolare, il rotolacampo. Il rotolacampo è un arboscello secco che, staccato, rotola con il vento e si sposta. Ma perché aggiungere un blocco del genere? Cosa porterebbe al di là dell'atmosfera nel gioco? Non porterebbe a un granché, ma potrebbe essere interessante se legato al vento. Quindi immaginate se aggiungere il rotolacampo aggiungesse anche la feature del vento. Il vento è in grado di spostare blocchi leggeri come il rotolacampo,
E magari utilizzando questa feature si potrebbero creare nuovi circuiti, si potrebbero creare blocchi di redstone che producono vento o che detectano il vento per attivare qualche cosa particolare. In questo modo andiamo ad accarezzare anche l'idea di una nuova componente redstone che praticamente in ogni aggiornamento vanno a mettere. Inoltre, il vento in Minecraft è anche canonico, perché in Minecraft Dungeons ci sono interi livelli basati sull'utilizzo del vento in alta montagna, quindi non nella mesa, però comunque è una feature che potrebbe essere ripresa da lì sfruttando quello che è già stato pensato per creare trappole o per creare semplicemente meccanismi utilizzando proprio il rotolacampo, che altrimenti non capisco che funzione potrebbe avere. E infine il mob che verrebbe aggiunto con la mesa sarebbe l'avvoltoio. L'avvoltoio va a coprire due caratteristiche molto interessanti. Innanzitutto, questo mob sarebbe in grado di depredare il loot. Cosa vuol dire? Vuol dire che se un player muore nella mesa, arriva un avvoltoio e ti ruba il loot. Magari lo porta da qualche parte o magari lo fa semplicemente scomparire. È una meccanica che comunque potrebbe essere interessante, sfruttata in qualche modo originale. Inoltre, l'avvoltoio è un volatile e sappiamo che Mojang vorrebbe aggiungere altri mob volatili in futuro, dagli uccellini normali a qualcosa di diverso. Quindi coprirebbe anche quella casella lì e andrebbe a soddisfare un'altra cosa molto richiesta dalla community, appunto l'aggiunta di nuovi mob volanti. Ed eccoci tornati al deserto. Il deserto è il bioma che tra i tre richiede più manutenzione, secondo me, ma penso sia quasi oggettivo da dire. Il problema è che nel Biome Vote il deserto era quello che avrebbe avuto il minore miglioramento, perché il deserto in sé non verrebbe migliorato. Ma si potrebbe aggiungere un'idea molto votata nel sito dei feedback, ovvero le oasi. Oasi che sarebbero confermate dal fatto che vorrebbero aggiungere le palme all'interno del deserto. E ora, se fai un deserto pieno di palme, non è più un deserto. Le palme le devi mettere un po' qua e là, creando appunto delle piccole aree verdi, delle oasi. L'albero di palma sarebbe un altro nuovo albero come l'albero di Baobab. E siamo tutti d'accordo nel dire che aggiungere l'albero di palma potrebbe portare innanzitutto a un nuovo tipo di log molto particolare, ma anche a un nuovo set di legno. In questo modo ne avremmo due nuovi come è stato per la 1.20. Abbiamo già dei precedenti, quindi è abbastanza credibile che ne aggiungano due insieme. Sarebbe interessante anche qui capire che tipo di legno andrebbero ad aggiungere e con quale colorazione, visto che al momento manca ad esempio un set di legno verde, però non ce lo vedo molto bene con la palma. Quindi chi lo sa? Ancora non sappiamo dove andremo a parare con questo tipo di legno. Sappiamo solo che verrà prima o poi aggiunto sicuramente nel gioco, così come il mob del deserto, il nuovo mob del deserto, ovvero il suricato. Il suricato, o per meglio dire i suricati, sono dei mob molto teneri che vivono in branco, creano delle famiglie e vivono insieme. Quindi immaginate di trovare una famigliuola di suricati, un mob pacifico che avrebbe non so quale funzione, se non quella di essere tenero, e quindi magari venir temato, si potrebbe creare una propria famigliuola di suricati. Non so però davvero capire cosa potrebbe fare a livello di gameplay. Detto che l'idea che ogni cosa debba avere un senso di gameplay è una limitazione che Mojang si è autoimposta, e non ci sarebbe nulla di male ad aggiungere un mob perché è carino o per il semplice fatto che i player lo vorrebbero teimare e ne vorrebbero creare una propria colonia. Comunque va anche sottolineato che il deserto tutto sommato ha già ricevuto un piccolo update nella 1.20 con l'aggiunta dei cammelli nei villaggi del deserto, ma soprattutto i siti archeologici nei pozzi, nelle piramidi. Quindi diciamo che già delle migliorie le ha avute e con queste altre già diventerebbe molto più interessante, anche se lo riterrei comunque insufficiente come bioma e lo migliorerei molto più di così. Ma fatemi sapere cosa ne pensate voi. Anche perché tolte tutte queste cose sicure, rimane il fatto che in un aggiornamento si potrebbero aggiungere altre cose. Guardiamo appunto come le paludi si sono trasformate dall'idea originale o come le montagne si sono trasformate in qualcosa di grandioso rispetto al Biome Vote iniziale. Quindi il deserto, la mesa e la savana potrebbero ricevere anche un miglioramento nella generazione del mondo. Basta guardare il deserto dall'alto per capire che è abbastanza caotico e non è proprio un deserto come me lo immaginerei. Immaginate avere delle vere e proprie dune
come il deserto del Sahara, sarebbe molto più carino. O avere l'aggiunta magari di blocchi come le sabbie mobili, per aggiungere una trappola simile alla Powder Snow, però appunto nel deserto. Magari sabbie mobili che puoi raccogliere con un secchio, proprio come avviene con la Powder Snow. Insomma, si potrebbero fare tante altre cose che migliorerebbero l'estetica di questi tre biomi, oltre che il numero di contenuti all'interno. Questo aggiornamento sarebbe molto alla Mojang, un aggiornamento che va a sfruttare idee già dette o già viste, creando comunque un miglioramento abbastanza corposo di alcune parti del gioco, e permetterebbe anche di aggiungere diverse altre cose. Ad esempio, una delle idee più quotate sul sito di feedback e anche una delle richieste a cui mi aggiungo anch'io, perché la vorremmo un po' tutti, è l'aggiunta di slab, scale e muri dei blocchi colorati, che siano la terracotta o che siano i blocchi di concrete. Il blocco di terracotta nasce nelle Badlands, quindi sarebbe un'occasione perfetta, un update del genere, per aggiungerci anche finalmente i derivati di questo blocco. Così come potremmo appunto avere altri blocchi rocciosi, oppure altri blocchi particolari come le già citate sabbie mobili, per aggiungere altre cose inaspettate. Insomma, è un aggiornamento che potrebbe portare a tanto altro, ma che anche è già abbastanza scritto di base. E se gli ultimi aggiornamenti sono stati tutti pezzi riciclati dalla grande 1.17 iniziale, che poi ha prodotto praticamente 4 update diversi, ancora mancano i bundle, questo aggiornamento potrebbe seguire un po' quella strada lì, andando a riciclare idee che abbiamo già visto. Non è sicuramente l'aggiornamento dei sogni, ma è un'idea molto concreta, e sicuramente sono tutte feature che arriveranno. Quindi fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, e noi ci vediamo stasera in live alle 20.30, domani con un nuovo video e settimana prossima con un nuovo possibile update. Detto questo, un saluto da Eren, ciao a tutti!